Quelli della Valpolicella sono paesaggi splendidi da immortalare d'estate come in inverno. Siamo andati a conoscere un fotografo che vive proprio in queste zone, che ha questa grande passione per la fotografia che coltiva fin da bambino. What do you mean? Nasce soprattutto dal fatto di voler registrare in immagini le emozioni che provo quando vedo la natura, i paesaggi e gli animali selvatici che popolano i paesaggi che ci circondano. Vivendo a Negrara alle porte della Lessinia, il territorio che prediligo frequentare e fotografare sono i Monti Lessini. E spesso quando ho qualche momento libero mi alzo molto presto la mattina per vedere albe, per poter riuscire a fotografare qualche animale selvatico che la popola, oppure rimango fino a tardi nella speranza di qualche tramonto particolare, di qualche scorcio interessante e diverso dal solito. Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm... Oltre al paesaggio circostante, in particolare la Lessinia, ogni tanto mi sposto e una delle zone che mi piace tantissimo, che mi affascina moltissimo, sono le Dolomiti. In particolare ricordo una situazione in cui ero con un'amica a fotografare il tramonto e sono sceso a recuperare l'auto perché lei era un po' stanca. Eravamo saliti a piedi dopo 2-3 ore di cammino e al mio rientro c'erano tutte le Dolomiti colorate di blu e io avevo lasciato il treppiedi, la macchina fotografica lì, la mia amica era lì anche lei con la sua macchina fotografica, e quando sono arrivato mi sono sceso dall'auto e mi sono trovato questo paesaggio blu e avevo già tutto pronto, per cui sono corso un attimo lì al treppiedi alla macchina fotografica e ho schiacciato per scattare la foto, questa foto che fra l'altro ho chiamato Blue Dolomites, Blue Dolomiti Blue, proprio perché erano completamente colorate di blu. Oltre alle Dolomiti, a volte mi capita di fare qualche viaggio all'estero. Una delle situazioni molto belle che mi è capitato di vedere è stato i laghi di Plitvice in Croazia, dove c'erano tutte le cascate. Mi è capitato di trovarmi in zona a fine gennaio e tutti i laghi e le cascate erano quasi completamente ghiacciati, per cui era uno spettacolo veramente incredibile e non si poteva non fotografare ed immortalare. Il prossimo viaggio in programma è in Norvegia, nel parco Dovrefjell, dove spero di poter fotografare il bue muschiato, che è un bue particolarmente peloso. La sua peluria gli serve come protezione dagli inverni rigidi. Di solito nell'inverno si raggiungono anche meno 20, meno 30 gradi e ci sono parecchi centimetri o metri di neve. Vediamo, insomma, speriamo, sarà un'esperienza impegnativa, ma spero che porti qualche buon risultato.